Ad un nuovo appuntamento con Vivere Snella. Grazie Lorena Marseglia per essere qui con noi, Grazie fondatrice del Vivere Snella Medical e con noi abbiamo Caterina che durante la puntata sentiremo per la sua testimonianza quindi la ringrazio già ora per condividere con noi quello che è stato il suo percorso. Lorena però parto sempre con te, vorrei come sempre vedere quelli che sono i punti di forza di Vivere Snella perché io credo che sia importantissimo al giorno d'oggi rendersi conto che il grasso non è soltanto una questione estetica ma è già un'indicazione di infiammazione del nostro corpo e soprattutto che con una giusta dieta, quindi con un giusto approccio all'alimentazione possiamo perdere chili e mantenerci in salute mangiando. Sì? E che è poi il punto di forza della vivere snella, è lo studio metabolico dei cibi. Noi siamo nati nel 99 e diciamo questo matrimonio tra noi e il dottor Ramaciotti fu il successo. Ramaciotti, già molti, molti anni fa, era un pioniere dell'intestino permeabile, oggi ne parlano tutti del microbiota intestinale ma lui era uno dei primi a dire inutile mangiare poco perché io dimagrisco mentre mangio poco, ma poi devo mangiare sempre meno, sempre meno e poi appena mollo ringrasso più di prima. Veniva visto come quello che stava raccontando sciocchezze, in realtà no, aveva perfettamente ragione. Adesso oramai tanti endocrinologi ne parlano di quanto è il nostro secondo cervello intestinale. Noi abbiamo un tubo di circa 7 metri, pensate con 500 milioni di neuroni, cioè un numero tale pari al cervello, quello vero. E immaginatevi come interagiscono perché un universitario che ha un esame ha un spesso degli effetti collaterali a livello intestinale quindi quanto le nostre emozioni interagiscono proprio sul, an, su, sulla salute ma anche su come assimiliamo meno il cibo eh, oramai si spiega moltissimi dottori spiegano che fin dai primi momenti della vita del neonato si crea una flora batterica che può essere modificata o comunque condizionata anche da fattori quali che ne so la madre se soffre di depressione, se ha problemi psichiatrici, se il padre è violento, se ci sono situazioni di rischio che portano anche a predisporre il microbiota in un determinato modo. Da lì in poi hanno capito che noi abbiamo virus, miceti, batteri che arrivano addirittura a pesare un chilo, immaginatevi, e questi possono creare un intestino permeabile. Quindi, ritornando a monte, lavorare con le classiche diete ipocaloriche, KME, formano tutti i nostri dietologi, nutrizionisti, dietiste, è a nostro avviso fallimentare. Chi viene da noi vanta, se andate nel canale YouTube vi perderete da quante testimonianze Vivere Snella porta in TV oramai dal 2006, quindi direi da 19 anni, 18 anni e tutti dichiarano che sono dimagritti mangiando. Questo è il nostro più grande slogan che è veritiero ed è perché arrivano da tutta Italia, arrivano per lo studio metabolico dei cibi. Vorrei interromperti Lorena per conoscere appunto la testimonianza di Caterina, ve la presento, Caterina ha 33 anni, partiva da un peso di 68 kg per arrivare a 56 kg, quindi intanto complimenti Grazie. per questo traguardo raggiunto. No. Vorrei che ci raccontassi un po' quello che erano le tue abitudini alimentari, se hai fatto delle diete prima di iniziare questo percorso, che tipo di diete fossero e soprattutto che tipo di risultati tu avessi. Ok. Eh, sì, allora ho fatto. Allora, io rispetto al mio nucleo familiare mangiavo sempre poco, meno, e comunque mi vedevo che ingrassavo. Eh, ho fatto sì alcune diete quelle caloriche eh, di sì dimagrivo anche tanti chili però poi quando appena iniziavo a rimangiare normalmente li riprendevo tutti con gli interessi come ti sentivi in quel momento ti faceva arrabbiare Diciamo, tutta quella fatica e poi dopo Beh, i sì, ci tornavano Sì, sì, sì assolutamente. Mi ti ricordi raffiare. anche quante calorie ti davano? No, non, la media, non media va intorno ai 1200 calorie. Si sì, era più o meno lì 1200. Quando una donna normale dovrebbe stare, se stiamo a guardare i range intorno ai 1600, ma anche questi range. Spesso sono dati inutili perché dipende molto dalla vita di quella donna, se è una sportiva, se è una persona sempre seduta. Eh, cioè, il dietologo non guarda la psiche della paziente, non, non va ad indagare a 360 gradi se è un dirigente che mangia pane e stress e quindi ingrassa per uno sbalzo ormonale. Per via del cortisolo, va solo a prendere la classica prestampata e ti dice: mangia questo ma in quel foglio magari c'è proprio quell'alimento che la infiamma e lei probabilmente vive con l'incubo di pesare tutto, di mangiare sempre meno e poi è il cane che si morde la coda perché magari può essere il nickel o può essere il lattosio, possono essere mille cibi acidificanti o gli abbinamenti sbagliati che lei non, non conosce e va avanti a non venire fuori da un problema. Tanto è vero che diceva, mangio meno di tutta la mia famiglia, però sono sempre stato un soggetto che andavo su col peso. Eh sì, eh, poi sì, la cosa che ho notato e, no, e notavo che io, eh, cioè, per il modo emotivo eh, di stress e tutto, eh, proprio vedo che ingrasso. Invece adesso vabbè, vedo di essere anche molto più rilassata ora e tutto, infatti anche durante l'estate. Non sono riuscita ad andare al centro Vivere Snella per il lavoro, eh, ho perso comunque 3 kg in quel periodo lì. Quindi... Ecco quello che dicevo prima: il mio, il mio stato emotivo mi porta ad ingrassare. Oramai i, i dottori che studiano veramente il microbiota intestinale spiegano quanto già dall'intestino. Il bambino può partire, come ci dicevamo, fin da piccolo ad avere un sistema immunitario preparato o meno al pericolo. Quindi, se da adulto io sono un soggetto ansio ansiogeno, inevitabilmente che cosa faccio? Assimilo di più in quel periodo della mia vita perché sto vivendo magari un periodo difficoltà una separazione un lutto tocchiamo ferro problemi difficili che spesso tra l'altro la donna sfoga nella fame nervosa in più se io ho un intestino che tendenzialmente va in allert perché Microbi, batteri, miceti hanno un'impostazione fin dalla nascita di un certo tipo. Io non metabolizzo determinati alimenti. Chi viene da noi fa un lavoro completamente diverso, ma andiamo avanti. Com'è andata con quei dottori? Infatti. Eh, vabbè, allora, pesare il cibo è stato è sempre stato molto difficoltoso. Eh, non nell'atto di farlo perché quello non ci vuole niente, eh, però, proprio all'idea di vedere che mi dovevo mangiare 50 grammi di pasta e gli altri ne avevano 70, eh, lì è stato difficoltoso. Oppure vedere eh, che loro mangiavano il pane che io sono molto amante del pane e della pizza, e non potendo mangiarla. È stato proprio molto difficoltoso perché specialmente in una dieta per il primo periodo i carboidrati me li avevano proprio tolti. E cosa successe in quel caso? Come andò? E allora ero dimagrita tanti chili però poi il mio corpo mi chiedeva, mi chiedeva proprio lui di reinserire i carboidrati perché non, non ce la faceva a, a, a rimanere senza eh, poi è molto variata la dieta che ho fatto perché da essere partita da senza carboidrati ad arrivare a mangiare i carboidrati eh, vabbè, durante, come colazione, c'è cioè, tipo una piadina con la bresaola o il, il prosciutto. E lì cosa che successe? No, lì la dieta sono riuscita anche a mantenerla mentre la facevo, poi però, quando ho smesso, non l'ho più fatta e ho ripreso a mangiare normalmente, ho ripreso di nuovo tutti i chili con, con proprio con gli interessi. E invece quello studio metabolico dei cibi con noi com'è andata? Hai mai patito la fame? No, patita patita la fame, no. Quando hai fatto la dieta dei cinque giorni, com'è è andata? Più o meno ti ricordi quanto hai perso? Sì, ho perso sui due chili. E... Poi ti hanno fatto il test delle urine. Sì, mi hanno fatto il test E delle via urine. via le dottoresse hanno cominciato a mettere e togliere alimenti. Sì. Ti hanno dato la pasta? Sì, 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 me l'hanno dato la pasta due volte a settimana. E... e, e sì, poi vabbè, anche alla colazione avevo i carboidrati, comunque le fette biscottate o qualcosa da assumere con tè o caffè o, tis o tisana. E... E secondo te invece nel, nel centro che cosa ha funzionato tendenzialmente di più? Quale tecnologia hai usato che hai visto il risultato? Beh, con il drenaggio a freddo ho visto proprio il, molti risultati: eh, a parte vabbè, il, la crema che mi mettevano su che si assorbiva completamente eh, quando, dopo che l'avevo fatto, fatto, e poi vabbè, anche, anche, la, anche la Crio ho visto proprio dei risultati. Però ne ho, fatte, ne ho fatte poche, devo ancora continuare con la CRIO, avevo appena iniziato. Allora, il discorso è che da noi ci sono molteplici tecnologie, lei sta facendo la depressurizzazione e la CRIO, Natali, non sta facendo gli infrarossi, ricordiamoci che gli infrarossi sono metodologie che si possono utilizzare anche sui neonati. E che sono una tra le migliori cure all'interno dei vivere Snella proprio perché innalzano il metabolismo di sei volte. Eh, sono cure riconosciute nel momento in cui c'è la prescrizione del medico, quindi non solo sono defalcabili, ma in più ci sono molte assicurazioni che rimborsano la cura. Ma quando magari il dottore ha una fragilità capillare come questa meravigliosa bimba, allora dà la DEP. La DEP è invece un altro macchinario che si fa a freddo e che agisce proprio perché mentre faccio quella mezz'oretta di movimento faccio circolare il sangue dalla vita in giù. Poi, come dico sempre, da noi c'è chi dimagrisce anche solo con lo studio metabolico dei cibi. Andando su YouTube e digitando il canale Vivere Snella, si può vedere persone che anche in telemedicina vengono una volta e poi in telemedicina vanno a scoprire che cosa... Gli fa bloccare il metabolismo. Mi piace portare anche casi che non rientrano nei nostri standard 30, 40, 50 kg, 20 kg, ma anche perché da noi vengono bellissime ragazze come lei che magari hanno voluto solo perdere i 10 kg, che comunque è uno dei nostri consigli, cioè non arrivate a mettere così tanti kg che poi per perderli ci vuole una vita. Se vediamo per esempio la signora Galasso, Daniela è fantastica come caso perché lei ha perso 19 kg in solo due mesi ed è un caso straeccezionale, ma lei addirittura proprio con i drenaggi a freddo ha detto che ha avuto talmente tanto beneficio che gli sono andate via una, una vecchia ruga che lei aveva da tanto nel décolleté. Quindi chi viene da noi viene preso a 360 gradi, noi abbiamo 20 metodologie, ovvio che lo studio metabolico dei cibi è il cavallo di battaglia ed è il perché arrivano da tutta Italia, però... Chi non può affrontare, magari perché eh, arriva da lontano, le tecnologie, comunque sa che anche collegandosi una volta a settimana dal PC, noi controllando gli esami del sangue, sottolineiamo gli esami del sangue, andremo a controllare il quaderno alimentare, verrà data una dieta dei 5 giorni, dove si perde subito chi un chilo, chi tre. Chi c'è, chi ovvio, se è un grande obese ho provato anche a perdermi 5 kg, dipende. no? È una dieta che dà uno scossone al metabolismo e quindi c'è un'immediata risposta. Dopodiché c'è un test delle urine e via via le dottoresse reinseriscono tutti gli alimenti. E Nell'infrarosso la fama è che accelera il metabolismo di 6 volte, ma anche con la DEP si può affrontare la cura. O con il laser o con l'onda d'urto o con l'ICOON, che se vediamo questo video è un nuovo macchinario che abbiamo inserito. Ha superato il livello di soddisfazione dell'LPG perché l'LPG medicale ha sempre dato un rimodellamento alla donna che l'ha lasciata più che soddisfatta. però AICOON è una tecnologia che ammiro molto perché. Può essere utilizzata anche da chi ha la fragilità capillare. Quindi venite da noi anche se non avete tanti chili, ma l'importante è perderli mangiando o sbaglio sì, 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 e sì, rimanere mangiando. magri. Voglio ringraziare Caterina per la sua testimonianza, farle i complimenti per i chili persi e soprattutto. Perché anche durante l'estate aver abbandonato un po' il percorso è riuscita a mantenere, addirittura ne ha persi altri proprio con questa rieducazione alimentare. Quindi complimenti Grazie. per questo tuo percorso e complimenti al vostro lavoro Lorena. Grazie Ricordo Lorena Marseglia, fondatrice Vivere Snella Medica. Buon proseguimento e arrivederci.